Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite, ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco, io ve l'ho detto». Nel silenzio della notte accade qualcosa di inatteso. La risurrezione è più di un morto che torna a respirare, è Dio che irrompe nella storia degli uomini. Con Cristo tutta l'umanità esce dalla morte ed entra nella vita. La vita piena che Gesù ha indicato come obiettivo della sua missione. Io sono venuto perché abbiate la vita in abbondanza. Ogni morte appare superabile, quella del corpo, quella dello spirito, quella della dignità, quella della speranza. La risurrezione di Gesù ci guarisce dentro dalla paura della morte e ci consegna la possibilità di vivere nella libertà.
Gesù risorto, fai che tutto il mondo risuoni l'annunzio della tua risurrezione e rendici messaggeri e entusiasti della Pasqua, radice della vita nuova. Fa che pensiamo come pensi tu, fa che amiamo come ami tu, fa che progettiamo come progetti tu, fa che serviamo come servi tu, che sei vivente nei secoli dei secoli. Amen. Seconda data. I discepoli trovano il sepolcro vuoto. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio. E vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra come le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Alle tombe si va per piangere e per ricordare con nostalgia chi non c'è più. Di solito si torna a casa un po' più saggi, ma anche più tristi e più vecchi. La visita alla tomba di Gesù non rispetta il copione. Non c'è più nessuno da piangere, nessuna nostalgia da coltivare. Il sepolcro vuoto sfida a guardare avanti, a correre ad affrontare la vita, ad abbandonare la prudenza. L'esistenza di Gesù non si è conclusa nel buio di una grotta chiusa da un masso. La vita di tanti amici e persone care non è finita dietro ad una foto, un nome e qualche parola incisa sul marmo. Non c'è sigillo che possa racchiudere un amore forte più della morte. Preghiamo. Soltanto tu, Gesù risorto, ci porti alla gioia della vita. Soltanto tu ci fai vedere una tomba svuotata dall'interno. Fa che ci fidiamo totalmente dell'onnipotenza dell'amore, che solo vince la morte. Tu sei Dio e vive a regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E che con la tua risurrezione
invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianchi vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e anche ciò che le aveva detto. «Ho visto il Signore», come Maria Maddalena, che di ritorno dal sepolcro comunica agli apostoli la notizia delle notizie, anche noi vogliamo alzare il grido della Pasqua del Signore in questo mondo ormai incredulo di fronte alla sua risurrezione. Gesù oggi a noi si mostra nelle vesti del vivente, di un Dio morto e risorto per la salvezza di tutti. Duc in altum, dunque, invertiamo la rotta e prendiamo il largo, che il nostro cuore arda d'amore e che lo Spirito Santo ci dia la forza di gridare al mondo: Gesù è vivo, è in mezzo a noi, lo abbiamo visto, lo abbiamo riconosciuto. Preghiamo. Gesù risorto, tu ci chiami per nome, perché ci conosci e ci ami. Tu ci dici, come alla Maddalena: vai e annuncia ai miei fratelli. Aiutaci ad andare per le strade del mondo, nelle nostre famiglie, nelle scuole, negli uffici, nelle fabbriche, nei tanti ambiti del tempo libero, per annunciare che tu continui a chiamarci amici, tu, il vivente, nei secoli dei secoli. Amen. Per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.
Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ed egli disse loro: stolti e tardi di cuore nel credere la parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quante volte, camminando lungo i sentieri della nostra vita, siamo scontenti. Come discepoli di Emmaus, fatichiamo a riconoscere chi ci sta vicino. Quando siamo nel dolore, quando la sofferenza annebbia la nostra vista, quando lo sconforto ci chiude in noi stessi, quando ascoltiamo la sofferenza di altri e ci sentiamo impotenti, quando assistiamo alle grandi tragedie pensando di non poter agire per il bene di tanti nostri simili. Eppure Lui è accanto a noi, cammina con noi. Ha promesso di essere sempre con noi e non viene meno alla sua fedeltà. Ma noi ancora fatichiamo a riconoscerlo, ci sentiamo soli, pensiamo che non ci ascolti, che ci abbia abbandonato a noi stessi. Sentiamo la croce sempre più pesante o forse inutile, da rigettare, da lasciare a qualcun altro per chi la porti per noi. Resta con noi, Gesù risorto, sii la sera. Resta con noi, Signore, nella sera dei dubbi e dell'ansia, che premono sul cuore di ogni uomo. Resta con noi, Signore, donaci la tua compagnia. Diremo a tutti che tu, il crocifisso, sei risorto e vivi per i secoli eterni. Amen. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua risurrezione hai redento il mondo. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Queste parole esprimono la condizione e il desiderio dell'uomo. Sono specchio del disagio nell'affrontare la vita e contemporaneamente indicano il desiderio più profondo del nostro cuore, cioè la ricerca della gioia vera, la ricerca di Cristo. Il risorto ci è sempre vicino nel cammino della vita, ma abbiamo la possibilità di riconoscerlo
soprattutto dentro le nostre fatiche e le necessità dei poveri. Nel pane spezzato, sulla tavola, il sacrificio del Cristo e le sofferenze del mondo diventano trasparenza della presenza di Dio e della vittoria di Cristo. Il pane spezzato, l'Eucaristia, è pane vivo e vero, cibo di una vita più forte del dolore e della morte. Preghiamo. Signore Gesù, nell'ultima cena prima della Passione hai rivelato il senso dell'Eucaristia con il gesto della lavanda dei piedi. Della prima cena, dopo la risurrezione, hai spezzato il pane per svelare il mistero della tua presenza. Accanto al cammino dell'uomo ferito, Signore della gloria, fai che in ogni celebrazione eucaristica ci aiuti a riconoscerti presente, a desiderare di servirti nella persona dei poveri. A te che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Cristo risorto è la luce, e la luce è la vita della creazione. L'uomo cammina e si orienta nel mondo perché vede, altrimenti deve andare a tastoni o essere preso per mano. Chi cammina nella luce, chi non si nasconde nel buio, lui stesso è chiaro. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre, dice San Giovanni. Spesso nel mondo mancano i punti di riferimento, piccoli lumi accesi che orientano i passi dell'uomo pellegrino. Ci si smarrisce in sentieri inestricabili. Qualcuno ha osato spegnere la luce. Se credi, sai dov'è la luce. Anzi, sai chi è la luce. Non è un privilegio, ma un compito, condividere la possibilità di interpretare la realtà in modo diverso. Gesù risorto,
e ti mostri a chi ti attende, nell'amore e nella preghiera. Liberaci da ogni falsa idea di Dio e donaci di accoglierti in sincerità affinché il mondo riconosca in noi la presenza di te, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La sera di quello stesso giorno, il primo giorno dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù mi disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». La sera di Pasqua, Gesù dà mandato agli apostoli di rimettere i peccati. Ci si chiede: perché mai dovrei raccontare i fatti miei ad un estraneo? Me la vedo faccia a faccia con Dio. Eppure la prima cosa della quale si preoccupa Gesù è incaricare qualcuno che possa ascoltare ed alleviare per suo conto le sofferenze, le paure, le mancanze, gli errori, spesso sempre gli stessi. Lui non ha voce per esprimere tutto il suo amore, non ha mani per donarci quella carezza paterna di perdono e conforto. Si serve quindi dei sacerdoti, della loro voce, delle loro mani. Lui ci ama e non ha voluto che rimanessimo schiacciati dalle nostre debolezze umane e da quella sofferenza che inevitabilmente nasce dal peccato. Lui ci ama e ci ha dato la possibilità di rimbiancare il nostro cuore, di ricominciare, di rinascere ancora una volta fidandoci di Lui. Preghiamo. O Gesù risorto, che nella fede diciamo: Signore mio e Dio mio, aumenta la nostra fede fondata sulla tua Pasqua, fa crescere la nostra fiducia in te e donaci una fedeltà ineffabile, perché i frutti della tua Pasqua risplendono nella nostra vita. Tu sei il vivente nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Non era con loro quando venne Gesù.
Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Come Tommaso vorremmo tornare alla vita ordinaria, quella di tutti gli altri. Non vorremmo farci cambiare troppo dalla gioia. Il cinismo e la paura di credere ad un cambiamento troppo grande ci pongono mille condizioni per credere nella risurrezione. Vogliamo toccare con mano il cambiamento. E Gesù prende l'iniziativa, offre le sue mani e il suo corpo. Non si scandalizza della nostra incredulità, pur di farci conoscere la felicità della vita con il Padre suo. Nell'incontro faccia a faccia con Lui, i dubbi si sciolgono. L'unico desiderio che chiediamo di mantenere è la voglia di stupirsi di ciò che è di straordinario può accadere. Preghiamo. O Gesù risorto, che nella fede ti diciamo: Signore mio e Dio mio, aumenta la nostra fede fondata sulla tua Pasqua, fa crescere la nostra fiducia in te e donaci una fedeltà indefettibile, perché i frutti della tua Pasqua risplendono nella nostra vita. Tu sei il vivente nei secoli dei secoli. Amen. Questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.
Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere resuscitato dai morti. Getta la rete dall'altra parte, cerca altrove, cerca in altro modo, con più calma, con più fiducia in me. Cerca con la fede e con la preghiera e troverai quello che hai cercato finora, invano, con tutte le tue forze. La parola del Signore risorto chiama a gettare le reti nel tempo della consolazione e nel tempo della difficoltà, nel buio della notte, di una notte sterile come quella vissuta dagli apostoli sul lago di Tiberiade. E ai primi bagliori dell'alba, nel mare calmo della fede, come in quello tempestoso del dubbio e della tentazione, queste parole di Gesù infondono fiducia e senso di sicurezza, donano conforto e fortezza, offrono consolazione e compagnia. È tutta qui l'avventura degli apostoli sulle rive del lago di Tiberiade. Questa è da sempre l'esperienza della comunità stretta attorno al Signore risorto, riunita nello spezzare il pane. Prendiamo. Vieni, oh Spirito Santo, sii l'entusiasmo del Padre e del Figlio di noi, che innoviamo nella gloria del bene puro. Spingici verso la giustizia e la pace. Liberaci dalle nostre prigioni di morte. Tu, vita eterna del Padre e del Figlio, soffia su queste ossa in agrile e facci passare dal peccato alla grazia. Tu, giovinezza del Padre e del Figlio, rendici uomini entusiasti, rinnovati dalla Pasqua di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Decima stazione. Il risorto conferisce il primato a Pietro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua resurrezione hai redento il mondo. Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste, e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Ci vuole un bel coraggio a chiedere a un pescatore di mettersi di punto in bianco a fare il pastore. Da carpe agli agnelli, dalle onde ai pascoli.
Il passaggio non è scontato, soprattutto per chi ha uno tsunami nel cuore. In questa circostanza poi Gesù sembra addirittura infierire: mi vuoi bene? Davvero? Sul serio? E non ancora contento insiste: e allora se mi vuoi bene ti affido una responsabilità da paura, la più grande e pesante che ci possa essere. Sei contento? Probabilmente senza questo faccia a faccia serrato, senza questa escalation di emozioni, Pietro non si sarebbe mai sentito perdonato fino in fondo. Se Gesù avesse fatto finta di nulla, se avesse lasciato correre nel pescatore di Galilea, sarebbe rimasto il dubbio: mi avrà veramente perdonato? Invece, messo alle strette, Pietro si lascia perdonare fino in fondo, fino ad assaporare tutta l'amarezza del suo peccato e tutta la dolcezza dell'amore del risorto. Ed in forza di quell'amore cambia mestiere, cambia ancora una volta tutta la sua vita. Preghiamo. Gesù risorto, ogni giorno tu interpelli anche noi. Mi ami, tu di costoro, tu affida a noi i nostri fratelli e noi ci affidiamo a te. Persuadici, Maestro e datore della vita. Che soltanto se amiamo passeremo il tuo prece e soltanto con il nostro sacrificio lo nutriremo della tua verità e della tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Gesù risorto,
sei in noi tutti i giorni, perché da soli non siamo capaci di reggere sulle nostre povere spalle il peso del mondo. Noi siamo la debolezza, tu sei la forza. Noi siamo l'incostanza, tu sei la perseveranza. Noi siamo la paura, tu sei il coraggio. Noi siamo la tristezza, tu sei la gioia. Noi siamo la notte, tu sei la luce. Noi siamo la stasi, tu sei la Pasqua. Tu che vivi, sei vivente nei secoli dei secoli. Amen. Trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. La domanda dei discepoli esprime la curiosità tipica della nostra società, di un mondo che pensa che tutte le decisioni spettino a lui, che cerca di impadronirsi del futuro perché è incapace di vivere il presente, di entrare nell'oggi di Dio. Forse oggi, come gli apostoli dopo la morte di Gesù, ci sentiamo soli, viviamo presi dal fare, dallo spreco, dal tutto e subito, dal non perdere tempo. Non possiamo continuare a guardare le vicende umane con il naso in su, senza gioia, senza speranza. Dobbiamo imparare a fermarci, ad attendere e ad ascoltare la voce dello Spirito. Egli ci invita a vivere da pellegrini che hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. La Pasqua che stiamo vivendo contagi il nostro cuore di una passione che ci spinga a testimoniare con lo sguardo fisso su Gesù. Preghiamo. Gesù risorto, sia andato a prepararci un posto. Fa che i nostri occhi siano fissi laddove è l'eterna e vera gioia, affinché ci impegniamo a realizzare sulla terra la Pasqua per ogni uomo e per tutto l'uomo, profezia gioiosa della beatitudine senza fine. Amen. Tappa.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua risurrezione hai redento il mondo. Il titolo con Maria in attesa dello Spirito. Allora i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Cos'è che ci unisce, che ci mette tutti d'accordo? È forse il calcio? O forse la politica e gli affari? Niente di tutto ciò. Chi unisce è Gesù. Solo Lui può mettere d'accordo tutti, nonostante le tante differenze che ci dividono. Nella preghiera è possibile ricevere da Gesù il dono dello Spirito. Solo nella preghiera possiamo essere tutti concordi. I discepoli, riuniti attorno a Maria, nostra madre, lo sapevano bene. L'assiduità nella preghiera ci aiuta a vedere Gesù presente nella persona vicino a noi. Ci rende possibile chiamare l'altro nostro fratello in Cristo, sentendoci figli di uno stesso Padre che è nei cieli. Dalla preghiera nasce la condivisione, dalla condivisione l'aiuto per il prossimo. E aiutare il prossimo è la strada per la santità. Preghiamo. Signore Gesù, risorto dalla morte, sempre presente nella tua comunità pasquale, e fondi ancora oggi su di noi, per intercessione di Maria, lo Spirito Santo tuo e del Padre tuo diretto, Spirito della vita, Spirito della gioia, Spirito della pace, Spirito della forza, Spirito dell'amore, Spirito della Pasqua, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E riempì tutta la casa dove si trovava. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovarono allora in Gerusalemme giudei, osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Il soffio del vento, capace di spazzare via ogni cosa, è una forza che ci pone di fronte tutti i nostri limiti, tutta la nostra impotenza.
Il suono del vento viene dal cielo, da Gesù stesso. Riempie tutta la casa. Tutti lo sentono, perché ciascuno possa essere pieno di Spirito Santo, capace di annunciare la pienezza di Gesù in ogni lingua e cultura. Lo Spirito Santo dà la forza di uscire dal cenacolo, brucia le paure e infonde il coraggio per andare ad annunciare Gesù. Anche noi rischiamo di rinchiuderci nei nostri cenacoli, nei gruppi, in parrocchia, spaventati dal confronto col mondo esterno. Abbiamo bisogno di esperienze forti che permettono al fuoco dello Spirito di posarsi su ciascuno di noi per vincere la paura, spingerci fuori ed essere testimoni autentici di Cristo ogni giorno. Preghiamo. O Spirito Santo, che congiungi ineffabilmente il Padre e il Figlio, sei tu che unisci noi a Cristo risorto, sei tu che unisci noi alla Chiesa, ognuno di noi ti supplica, respira in me, Spirito Santo, perché io pensi ciò che è santo. Spingimi tu, Spirito Santo, perché io faccia santo ciò che è santo. Attirami tu, Spirito Santo, perché io ami ciò che è santo. Fortificami tu, Spirito Santo, perché io ami, perda e mai perda ciò che è santo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siete stanchi, affaticati, vi vedo con la lingua di fuori. Cosa avete preso? Una buona pesca? Ma quale pesca? Non abbiamo fatto niente completamente. Niente completamente. Possibile? Beh, andiamo, vengo io con voi. Ah, con te ora facciamo una pesca bella, miracolosa. Con te facciamo una bella pesca. Tutta la notte abbiamo faticato. Ma tentiamo, tentiamo, chissà. E allora si spostano loro. Allora, li gettate queste rete pure, qui li dobbiamo gettare. Faccio andare più alla. Ma gettateli qua le rete. E che facciamo? Peschiamo. Beh, dice di gettarle, gettiamo le rete. Adesso dobbiamo aspettare fino a questa sera per tirare le rete. Ma no, a un certo punto. Ma va, tirateli su. Come tiriamoli su?
Abbiamo dobbiamo tirare in su, ormai non vale più la pena. A un certo punto, visto che siete così pessimisti, tirate in su, basta, non voglio sapere più niente. E tirò e c'è la pesca miracolosa. E Gesù, ridendo sotto i baffi, Pietro si nasconde, maestro. Pietro, vieni con me, ti farò pescatore di uomini, vieni, non ti preoccupare. Con quella semplicità era lo stesso autore che ha messo anche tanti aspetti sul film di Cristo Gesù. Quando in modo particolare faceva sentire la tragedia della tentazione forte, e questo è un film veramente che presenta Gesù, forse lo presenta così alcune volte i nostri genitori, mi raccontavano mio padre, mio nonno, gli altri la sera, quando andavano fuori non c'era televisione, sotto i crocicchi delle strade, al gruppo quelli vicini, parlavano, dialogavano di tante cose, tra l'altro anche della religione. E uno raccontava anche, e Gesù disse ai due discepoli, pigliate una pietra ciascuno e salite sul monte, andiamo sul monte con una pietra. Pietro furbo prende una pietra piccolissima per non stancarsi, gli altri prendono le pietre. E cosa dobbiamo fare? Beh, mangiate, questo è il vostro pane. E dunque le pietre diventano pane. Pietro, mamma mia, rimane mortificato, pezzettino di pane poco poco, e guardava gli altri. E un altro giorno il Signore dice, lancia lo stesso messaggio, avanti, pigliate la pietra e portiamola su in montagna. Pietro il furbo prende una grossa pietra, se la carica, arriva sudato con la lingua di fuori, aspettando che diventasse pane. Adesso cosa dobbiamo fare? Sedetevi sopra e riposatevi. Sedetevi sopra e riposatevi. Capire che a un certo punto Gesù, che non è quell'uomo triste e duro, che non si può scherzare, anche quando lui faceva il discorso della montagna, l'autore del film, vedeva uno, sì, ora per donare, dare da mangiare a te, io non c'ho niente per me, ai poveri, pazienza, e certe volte neppure io, scherzando, facendo però, dava gli insegnamenti fondamentali. Non vorrei farvi vedere la vostra idea su Gesù, ma non consideratelo uno esigente. Uno, se ci ama, sa anche scherzare con noi, ci sa anche compatire nei nostri errori, nei nostri sbagli, sa di che pasta siamo impastati. E quindi la gioia della risurrezione proprio di essere questa, la gioia di vedere Gesù come uno con cui possiamo giocare, possiamo scherzare, possiamo lavorare, come un padre o un fratello con i propri fratelli, ognuno nella propria sensibilità. Però non dimentichiamo di agire sempre secondo i suoi insegnamenti. La gioia di Pasqua viene sempre dopo la passione. E mi ricordo nelle mie visite agli ammalati, molti si fanno dietro, uno mi diceva, ma perché il Signore fa soffrire così? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Se ci dà 40 anni, 20 anni, quindi faccelo godere bene questi 20 anni, perché la sofferenza. E poi dice, ah, il Signore so che mi perdona, sa che io dico cose strane. Però sono delle cose che ci fanno riflettere.
persona, una donna anziana, malata, che soffriva, quando dice: non si è mai sentita al mondo che alcuno ricorrendo, ricorrendo della Madonna, alla tua protezione non sia stata da te esaudita. Ma non è vero. Quante volte l'ho pregata e non mi ha mai ascoltato. Soltanto un'altra, poi un'altra volta direi: la Madonna, avevo sbagliato, mi ha lasciato ancora in vita, mi ha ascoltato, che stavo per morire, ancora sono qui, mi ha ascoltato. Anche in questo modo di lamentarsi, di parlare con il Signore, vedere la nostra debolezza, le nostre difficoltà, ci devono portare a non essere pessimisti, ma essere ottimisti, pieni di gioia anche nel nostro modo di vivere. E adesso noi rinnoviamo le nostre promesse battesimali. Fratelli e sorelle carissimi, il battesimo è la Pasqua del risorto, partecipata all'uomo. Concludiamo il nostro itinerario rinnovando le promesse battesimali, grati al Padre che continua a chiamarci dalle tenebre alla luce del suo regno. Pertanto, rinunziate al peccato per vivere la libertà dei figli di Dio. Rinunzio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunzio. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere. Rinunzio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca e con la sua grazia in Cristo Gesù risorto dalla morte per la vita eterna. Amen. Dio sorgente di ogni luce, che ha chiamato i suoi discepoli, che ha mandato il suo discepolo lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi ricordi dei suoi beni. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La nostra via della luce è terminata, godete sempre con il Signore. Prendiamo grazie a Dio.